ragazzi, come scusa per ritrovare il mio canale. Siamo nell'X episodio, dovrebbe essere il sesto episodio di Quantum Break. Signore, lo scorso episodio è stato molto 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 avvincente, pieno di azione. Si è bloccato, no, piscina. Bradbury, atto 2, parte 3. Ragazzi, lasciate un mi piace, un commento, mi raccomando, arriviamo a 20.000 like, bella. Raga, io voglio che voi li guardiate, i miei walk trout, come si chiamavano una volta in italiano, i miei let's play, perché sono belli. Ragazzi, sono belli, cioè sono belle storie. Poi io non so come mi comporto, perché vado a gioco, il prossimo sarà Uncharted sicuramente. Penso che lo farà mezza Italia Uncharted. Io ho provato a fare i primi due, ma i primi tre però non o due o tre, non mi ricordo, i primi due o tre. Non mi ricordo, raga, c'ho un vuoto di memoria. Primo non l'ho mai fatto, ho provato a iniziare il terzo, mi sembra, ma non andava, che cosa non andava bene a me. Per Will nella valigetta c'era una cosa importante. Ma dentro ho trovato solo una chiave con scritto piscina Bradbury. Ok. L'unica pista. L'unica pista, madonna mia, raga, questa qua è pazzesca. Che ci faceva tuo fratello in questo rudere? Il posto ideale per nascondere quel che non vuoi si trovi. Giusto? Perspicace la tizia. Raga, vi dico che se c'è la serie TV io la salto, perché voglio giocare. È il momento di dirmi cosa sai. Adesso non ho tempo, davvero. Tuo fratello ha costruito l'unica cosa che ferma la frattura. So che dobbiamo trovarla e che la Monarch vuole impedircelo. Ma indossi la loro uniforme. Mi stanno bene i pantaloni. Un tot, zia. Sì, sono d'accordo. Ecco, bravo. Mi serviva una copertura per indagare. Tu hai scoperto tutto da qualche ora. Io ho passato quasi tutta la vita a prepararmi. Quindi non sapevi che appartenessi a William? C'era molto che non sapevo su Will. Basbury Ming Pool. Ok, raga, dobbiamo giocare qua, Dobbiamo trovare la contromisura di tuo fratello e subito. Ok, presumo che bisogna andare per di qua. Non può che peggiorare. 4 ore dopo la frattura nel tempo. La Monarch ti darà la caccia in ogni angolo di Riverport. La chiave di Will. Forse funziona qui. Ho capito. La chiave non va. Bello. La chiave non funziona. Troverò un'altra entrata. Ok, bisogna trovare un'altra entrata, ragazzi. Io controllo che non arrivino ospiti. Ok, bisogna andare là. Sì, tu coprimi, zia. Devo trovare un ingresso, Jack. È pericoloso. Allora, qua ci dovrebbe essere una... Perché mi tremo ogni tanto? Vediamo se qua c'è... Proviamo a vedere se qua c'è qualcosa. Da qui non si entra. Da qua non si entra, però raga, mi sa che c'è un Cronor. Che cazzo si chiamano? No, mi sa che bisogna... Perché sapete, ragazzi, 50-50, vado sempre dall'altra parte, giusto così. Allora, proviamo a vedere a destra, invece. Se vabbè, qua c'è un'auto, un taxi. Cosa c'è? Ehi, Nick! Questo... somiglia molto al tuo taxi. Adesso comincio, L'ho parcheggiato a... Porca troia! Quella è proprio la mia targa! Come diavolo è finito qui? Non lo so. Forse qualcuno ci ha anticipato. Regà, che cazzo vedevo di... È tutto collegato. Allergia. Una specie di messaggio. Pensa, Nick, pensa. Secondo me sei tornato indietro nel tempo. 0-1-1-2-2. Numeri. Taxi che si teletrasportano. Matematica. Che significa? Cosa sta dicendo, raga? Cosa sta dicendo? Io, raga, dove trovo un accesso all'edificio? Ok. Raga, ditemi voi, per favore, dove devo andare. Ok, sto coso qua è... Ok, allora mi devo muovere. Muoviti. Dai, bravo. Bravo, Gabby Squared. Ok, e poi... Ah, adesso si ricrea. Ottimo. Sì, grande. Siamo saliti, ragazzi, incredibile. Pazzesco, folgorante. Ok. Ehi, forse ho trovato un'entrata. Qua c'è qualcosa. Un coso per potenziarmi. E il cane abbaia in continuazione, regà. Non posso farci nulla. Spero che non vi dia fastidio. Ok, ci siamo. Spero che non crolli niente qua, perché non mi sembra molto stabile. Ok, sentiamo la teoria. Com'è che c'è arrivato? Oddio! Ma che cazzo? Raga, mi sono cagato letteralmente addosso. Cazzo. Le stasi continuano ancora. Queste stasi qua mi fanno cagare addosso, raga, ve lo giuro. Ok. Mi sa che ci siamo, raga. Dai che li facciamo entrare i bomber. Non c'è... Non dovrebbe esserci nessuno. Will aveva usato l'edificio per nascondere i suoi effetti. Ok. Che diavolo stavi combinando? Mamma mia, Will. Sperimentavi viaggi nel tempo sui topi. Vabbè, i topi, poverini, sono sempre... Nel 1999. Perché non me l'hai detto, Will?
Qui siamo nell'edificio di Will, eh. Ok. Qua c'è qualcosa da cacciare. Da prendere, cioè sarebbe catch are. Catch prendere are, verbo avere, are. Verbo avere, sì. Ma vabbè raga, basta di stronzate. Sennò qua si cade nel ridicolo. Ok, qua cosa c'è? Ah, e qua c'è un crono. Chronotech, Chronox. Cronon, ok. D'accordo. Ci siamo, raga. Fighe. Ormai possiamo aprire i tizi qua. Ok. Proprio qui. Allora, ce l'hai fatta? Sì, sono qua, bomberissima. Ci sto provando. Ok. Here we go. Lo scorso episodio non avevo la webcam, raga. Mi dispiace tantissimo che sono stato un pirla. Mi sono dimenticato di far andare la registrazione. Bene, diamo un'occhiata in giro. Qua giù. Era ora. Ok, qua non c'è niente. Ok, qua c'è qualcosa da scoprire. No, nothing. Nothing. Questo messaggio è diretto a me. A me. Cosa c'è scritto? Scusami, non ho mica visto. 4 luglio 2010. Matt Wilder, questo video è per te. Mi hai detto di non andare al laboratorio, ma non potevo lasciarla lì. Ma chi è Will? Sono andato a prenderla, ma il posto è totalmente distrutto. La contromisura. Will ha già vissuto sta cosa. Io sono sicuro che Will torna, raga. La cassaforte è vuota. Ho bisogno di sapere che ce l'hai tu. Perché se dovesse cadere in mani sbagliate, il suo potere è sconfinato. Il nostro futuro e l'intera umanità. Merda. Dipendono da questo. Non può essere stato tutto inutile. Sai come trovarmi. Ti prego, sbrigati. Come cazzo fai a trovarlo? 2010. 4 luglio 2010. Oh, merda. Questo video è per te. Che cosa è stato? Che cos'era? Al laboratorio. L'ha registrato per me nel 2010. Sono andato a prenderla. Ma il posto è totalmente distrutto. La contromisura. Ho detto che la contromisura è sparita. Merda. Non mi piace. La cassaforte. Dobbiamo scoprire di più. Continuiamo a cercare. Ah, certo, per forza. Perché se dovesse cadere in mano. Segui Beth. Il suo potere è sconfitto. Sì, Will ha rotto il cazzo, ho capito. Il nostro futuro. Ok, gents. E l'intera umanità. Ai. Ah, qua devo farlo io, mi sa, raga. Aiutami a spostarlo. Inutile. Ok. Sai come trovarmi. Ti prego. Bam! Eh sì. Vai dentro nel tempo, Bomber. Jack, nel video tuo fratello si rivolgeva a me. Ma io non l'ho mai conosciuto in vita mia. Beh, sembrava convinto che tu avessi la sua contromisura. Vorrei fosse così. Ma dice che la contromisura è stata rubata il 4 luglio 2010. Qualcuno l'ha presa. Sarà stata... Ha saltato il tizio cattivo. Ma spero che questo posto ci aiuti a capire chi. Ok. Ehi, dai, Ebachio. Ti cedo l'onore di premere il pulsante. Sì, sì, premo io, tranquilla. Galanteria non è sparita. Spero che non ci... Io spero ci siano nemici, raga. Voglio... Mi piace troppo combattere su sto gioco. Ci credo. È quella? Sì, penso di sì. Madonna. Un'altra macchina del tempo. Questo cambia tutto. Porca puttana. Se riusciamo a farla funzionare, non servirà la contromisura. Usa la macchina nel tempo per tornare nel passato. Fico. E se invece agissimo a monte per impedire che la... Qui dice che il nucleo deve essere ripristinato. Ok. Grandioso. Qua, là c'è come qualcosa, raga. Fatto? Aspettate un secondo. L'oggetto tondo al centro. Penso. Allora. Andiamo là un attimo perché c'è qualcosa Oh, raga, qua è pieno di roba da scoprire, altro che qualcosa. Qua è pieno, imballato. Questi schemi sono stati scritti da Will. Ok. Ha fatto tutto lui. Ogni singolo passaggio. La Monarch è stata avvertita della sua esistenza poco dopo il completamento. Nel 1999. Ok. 1999. Pensano sia stata distrutta poco dopo. Dobbiamo andare là, raga. Che Will volesse che continuassero a crederlo. Mi sa che si deve scendere da questa parte qua. Scusate, l'ho premuto due volte, pensavo di annullarlo. Ok, penso che sia questo il punto. Ehi, okay. Sembra che da qui io possa ripristinare il nucleo. Sei sicuro di sapere quel che fai? No, ma... Ho aiutato Paul ad avviare la macchina del tempo dell'università. Causando una frattura. Will sapeva che i calcoli erano sbagliati. Spero voglia dire che questi sono corretti. È qui che Will voleva portarci. Dobbiamo provarla.
Ok. Il nucleo. È da lì che dobbiamo iniziare. Andiamo dal nucleo, raga. No, aspettate un secondo. Io però devo rimanere giù. Potrebbe essere la chiave per trovare la cintura misura. Nucleo. Vedremo. Raga, mi sa che sta ripristinando. Devo aspettare un attimo. Ok. Il nucleo è pronto. Dobbiamo attivarlo dalla cabina di comando. Penso che il coso di comando sia qui. Ok, grazie Will. No, non sei Will, scusami, Nick. Sei Nick tu, vero? Sì. Piacere. Sono Jake. Jack. Incrociamo le dita. Vai bomber. Vai zio, vai, 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 vai. All right. Cos'è stato? A posto. A posto. Raga, dobbiamo entrare, mi sa. Ha funzionato davvero. Ah sì. Posso ancora inserire la data. Ora apriamo il condotto. Ok. Mamma santa, guarda quell'arnese. Attiva il nucleo. Da dove? Da sotto? Devo tornare là, raga. Io ero già carichissimo ad andare là. Lol. Ok, bravo. Fatti male, zio. Tanto sti cazzi. Attiva il condotto. Madonna mia, quanta roba. Devo andare dall'altra parte. Santa Madonna. Con calma, ragazzi, ci arrivo, eh. Io volevo usare lo scatto per arrivare prima. Ma ci vogliono ancora anche un po' di queste cose nei videogiochi. Il condotto si attiva con una chiave. Si attiva con quella una chiave. Quella che hai usato. Esatto. Quella che pensavi servisse per aprire delle porte. Invece serve questo qua. Meno male. Wow! Avete visto anche voi? Sì. È stata la chiave di Will. Sì. Ha la chiave di una macchina del tempo e la lascia nella sua cazzo di auto. Sì. Che bomber. Will è un bomber. Tipico di mio fratello. Ok. Cos'è sto allarme, oh? Tutt'altro che rassicurante. Cazzo. Speriamo che funzioni ancora. Ok. Attiva il condotto. Da là. Quello che abbiamo fatto prima, raga. Imposta la data. Dovremmo fare 4 luglio 2010, no? No. Che c'è? Porca troia. Non lo so. Mancava poco. Qua c'è Selene. Devo riprovare. No, puoi scordartelo. Hai visto che è successo? Qualcosa non va nella macchina. Non siamo certi. Non sai come farla funzionare. Puoi provarci, ma peggiorerai le cose. Non possiamo così smettere di provare. Hai perso delle persone e sei furioso, ti capisco. Ma questo è più grande di noi. Non possiamo riparare la macchina. Minchia, raga, lui è... Ma forse conosco qualcuno che può. Lui è pazzesco, eh. Sofia Amaral. La scienziata della Monarch. Mia califa. Ho visto il suo video al punto zero. Ricercatrice capo di Serin. Stasera sarà alla festa della Monarch, ma con tutta quella sicurezza sarà impossibile avvicinarla. Se non sia un invito. Paul mi ha detto che si aspettava di vedermi alla festa. Ecco. Ho paura che quello non fosse un invito amichevole. Jack, no. Ecco. Ciao, Selene. Raga, adesso c'è la serie TV. Ve lo dicevo. Boh. Guardatevela, cuccatevela, signori. Il futuro mi sembrava così chiaro. Invece mentre no. Mentre rivivevo il passato. Una volta tornato al giorno della mia partenza è cambiato tutto. Non ho avuto altro a cui affidarmi se non il piano e le visioni. Sapevo che Jack sarebbe venuto. L'avevo già visto, ma non sapevo il perché esattamente, o come sarebbe finita. Eccolo là. Avevi ragione. Le mie visioni del futuro non sono sempre chiare, ma non mentono mai. Riguardo le menzogne, Joyce dice di avere la macchina del tempo di suo fratello. Noi l'abbiamo cercata 17 anni e Joyce l'ha trovata in meno di un giorno. Già, non è verosimile. Comunque,
quella macchina esiste davvero e non sappiamo cosa gli abbia detto suo fratello. Se davvero ha trovato la macchina di William, perché si è rivolto proprio a te? O il sentore sia una trappola? Forse, ma la macchina è nascosta là fuori. E abbiamo tutto l'interesse a capire dove. Piacerebbe sapere, dov'è la macchina, bastardone. Pensavo ci fosse la serie TV, raga, invece no. Io lo spero, raga, perché... cioè, dura mezz'ora. Se Jack lo sa, devo parlare con lui. Ok, mi sa che dobbiamo usare Selene noi adesso, Dobbiamo fare una scelta, raga, mi sa. Il dottor Joyce ti avrebbe aiutato a svelare l'arcano. William sapeva troppo, si sarebbe rivelato un ostacolo. Credi che quella testa calda collaborerà più di quanto non abbia fatto suo fratello? La tua mente è offuscata dal ricordo della vostra amicizia. Non renderla una faccenda personale. Non lo è. Ricorda perché ci troviamo qui. Dopo quello che è successo, la nostra gente ha bisogno di sapere che è ancora tutto sotto controllo. Soltanto tu puoi convincerli. Tranquilla, Bomber. Lascia che mi occupi io di Joyce e concentrati sul tuo discorso. Conosco la posta in gioco, Martin. Tranquilla, Martin, non ti preoccupare, sono già qui, guarda. Ed eccoti qui. Volevo vedere di persona come se la passano i pazzi traditori. E non potevo rifiutare un invito così allettante. Come risolverai la questione? Hai scegli di concentrarti sulle questioni personali e sulla missione. Che cazzo devo fare, regà? Scusate, Ok. Avrei potuto parlare con Jack e spiegargli la verità, o affidarlo nelle mani di Hatch per dedicarmi totalmente alla guida della Monarch. Visualizza i sentimenti, raga. Vedete che c'è la scelta. Sono stato nel passato, cercando di cambiare le cose. Rispondi a questa domanda, Paul. Un tempo mi fidavo di Jack più di chiunque altro. Era la mia occasione per aiutarlo a comprendere la verità. Che cazzo vuol dire che nessuno ha visto l'attentatore? Ma se non fossi stato io a tenere il discorso, il mio impero sarebbe crollato come un castello di carte. Ai, vediamo gli affari invece. La speranza conduce sempre a un errore di calcolo. E come noi ben sappiamo, Joyce, l'errore di calcolo conduce alla catastrofe. Ecco perché... mi rivolgo a te, signor Joyce. Ma per il mio vecchio amico sarebbe stata la fine. Morto e sepolto, come il resto del mio passato. Questa sera festeggiamo la vittoria contro l'oscurità. Questa sera festeggiamo perché io ho promesso a tutti voi che saremo pronti. La mia presenza avrebbe rafforzato la Monarch. Il piano si sarebbe svolto come previsto. Destra, raga. Affari. Non siamo arrivati fin qui per mollare ora. Parlaci tu, scopri che cosa sa. Poi sbarazzatene. Però sei un vero amico. So merda. Che vuoi ridurre tutto a una questione personale, Jack. Ma la nostra amicizia è acqua passata. E io ho un discorso da preparare. Merda, raga. Porca puttana. Ho fatto una scelta stronza. Ho visto a cosa porta. Sono arrivato alla fine del tempo e ne sono fuggito. Tornando fino al 1999, dove tutto ha avuto inizio. Ho cercato di cambiare le cose, ma i miei sforzi portavano gli eventi ad accadere identici. È stata una scelta abbastanza... abbastanza complessa, raga. Signori, io adesso penso che ci sia la serie TV, me la guardo io, poi magari vi faccio un riassunto. Se tanto ci tenete, ragazzi, andate nei canali degli altri americani, perché io davvero sono con l'acqua alla gola, devo fare una marea di video. Perdonatemi, signori, davvero, non ce l'abbiate con me, tanto alla fine è il gioco che cambia le cose, quindi noi faremo tutto insieme questa volta. Signori, vi saluto, ringrazio, grazie mille a tutti per il supporto, ci vediamo domani con un nuovo episodio di Quantum Break. Qui da Gabriel Square è tutto, bella!